Ok, grazie per l'opportunità. Questa sera sento nel cuore di condividere una parola del Signore che lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Vorrei parlare per questi minuti sulla piscina di Betesda. Sento nel cuore molto forte da questa mattina che sentivo questo pensiero nel mio cuore. Questa sera lo voglio condividere. Intanto possiamo leggere il testo biblico dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 5, dal versetto 1, i primi 6 versi che ci parlano di questa piscina di Betesda. Leggiamo il testo. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore c'è una piscina, detto in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse queste parole: Vuoi essere guarito? Che bella frase! Vuoi essere guarito? E Gesù guarisce il paralitico. Ma questa sera non voglio soltanto parlare del racconto del miracolo, ma vorrei dire qualche cosa riguardo a questa piscina. Betesda significa casa di misericordia. Il vocabolario italiano definisce questa parola misericordia, un profondo sentimento di pietà che spinge a soccorrere e a perdonare. E ricordiamoci che uno degli attributi di Dio è il misericordioso e richiede da noi non sacrifici, ma misericordia. Vediamo un po', con l'aiuto del Signore, l'origine di questa piscina. Storicamente, questa piscina era la testimonianza di Dio verso il suo popolo in un tempo dove in Israele non c'era voce profetica. In questo lasso di tempo, che va dal profeta Malachia fino a Giovanni Battista, passarono 400 anni di buio totale. Non c'erano voci profetiche, quindi non c'erano profeti, ma c'era questa piscina che testimoniava di un Dio misericordioso. Quando una generazione, fratelli cari, una chiesa o un movimento o una denominazione cose di questo genere, ciò che sia, se non c'è voce profetica e potenza dello Spirito Santo, significa che i credenti hanno inscatolato Dio in una tradizione, un rito, un simbolismo, un dogma. Tutto diventa regolare, piatto, senza nessun movimento. Non c'è movimento, non c'è spontaneità, quella spontaneità che viene dallo Spirito Santo. E difatti, in questi 400 anni che vanno da Malachia, l'ultimo profeta, fino
fino a Giovanni Battista, l'unica testimonianza in Israele era proprio la piscina di Betesda. La conseguenza di questa decadenza spirituale fu che portò una grande idolatria in tutto quel periodo, in tutto il mondo. Fu proprio questo il risultato del fiorire di tante divinità, soprattutto nell'impero romano, perché quando non c'è voce profetica, c'è soltanto apparenza, sonnolenza e religiosità. Oggi il pensiero che vorrei comunicare in questa rete o in qualsiasi luogo in cui si prega, dove si loda, dove si glorifica il Signore, dove si proclama la potenza del Vangelo, dovrebbe essere un movimento come la piscina di Betesda, cioè una casa movimento, ma anche una casa di misericordia, di perdono, di grazia, di amore, dove le persone possono trovare grazia e benedizione. La grazia di Dio, vedete, suppliva quello che mancava. Mancavano i profeti, ma la grazia di Dio aveva dato questa testimonianza in Israele. Certo, una visitazione di tanto in tanto di un angelo che metteva in movimento l'acqua ed è chiamato la piscina di Betesda. Però è successo qualcosa. Dopo il Battista, che era l'araldo del Signore, è venuto colui che è la vera piscina, colui che è il misericordioso. È venuto Gesù, il figlio dell'Iddio vivente. E Giovanni, in 1,14, un po' in tanti versi, ci scrive queste parole bellissime, che dice: è lui, il figlio di Dio, la parola, il verbo, la carne, è abitato fra noi, si è incarnato fra noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito, preceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù è venuto. Gesù ha camminato con noi, ha manifestato la sua bellezza, il suo amore, perché la parola fatta carne significa, cioè, che è l'espressione di Dio, la poesia di Dio. L'amore, la bellezza, la musica, perché lui è musica, vera musica, si sono manifestato nel mezzo di noi. È proprio durante il cammino della sua vita su questa terra che Gesù stesso è sceso in Betesda e ha incontrato il paralitico. Certo, Gesù ha cercato di dialogare con lui. Purtroppo il paralitico continuò a lamentarsi. Tante cose si lamentava di tutto e aveva anche tante scuse. Il paralizzato gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata. Mentre vado io, c'è sempre un altro che scende prima di me e sono 38 anni che sono qui ad aspettare qualche cosa. Leggiamo per essere più chiari Giovanni 5,4, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina, agitava le acque e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Il movimento dell'acqua, fratelli cari. Qui vediamo che in questo movimento dell'acqua avveniva in un momento particolare. Nessuno sapeva mai quando
l'angelo sarebbe sceso. Spesso e volentieri Dio opera quando nemmeno te l'aspetti. All'improvviso arriva Lui. Tocca le nostre vite. A me mi ha toccato, anche se ero nato in una famiglia cristiana di ministeri, mi ha toccato però a 20 anni, quando nemmeno me l'aspettavo. Improvvisamente quella sera mi ha toccato. Mi sono trovato nella casa del Signore, in chiesa, non lo so nemmeno io, e quella sera il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. All'improvviso, come il giorno della Pentecoste. Nessuno, è vero che erano sull'alto solaio, i 120 aspettavano qualcosa di meraviglioso, ma nessuno si aspettava una tale potenza. La potenza dello Spirito Santo che trasforma, rinnova, dà vita nuova. E possiamo leggere un po', è qualche cosa di più grande. È vero che a Betesda ogni tanto scendeva un angelo che metteva in movimento l'acqua, ma qui nell'alto solaio è lo Spirito Santo che scende, visita e mette in movimento non l'acqua, ma il movimento dello Spirito Santo. E ci dice la scrittura, infatti, degli Apostoli 2, versetti 2 a 4, vorrei leggere: all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si divideva, andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue secondo che lo Spirito dava ad esprimersi. Ora, c'è una grande differenza fra queste due visitazioni. Quelle dell'angelo poteva portare guarigione soltanto a qualcuno. Ma ora è qui, lo Spirito Santo scende e tutti e 120 vengono riempiti di potenza e di gloria. Il paralitico disse: nessuno trovava delle scuse. Io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro viene prima di me. Ma arriva Gesù che lo sfida. Voleva dirgli: basta lamentarti. Basta lamentarti. Vuoi essere sanato? E questo non ha potuto rispondere, ma l'amore di Dio, la misericordia di Dio è così grande che Gesù gli disse: ora, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gesù ci insegna che quello che conta è credere in Lui e in nessun altro vi è la salvezza, se non nel nostro caro meraviglioso Gesù. Gesù è la vera acqua, che è il simbolo dello Spirito Santo che porta vita, perché è sempre in movimento. Sapete, se io credo in Lui e mi avvicino a Lui, io non ho bisogno di piscina, non ho bisogno né di piscina né di vasche né di acqua benedetta. Gesù è la salvezza eterna e risponde. E io devo rispondere alla sua chiamata. Gesù difatti ci accoglie, ci dice: venite a me. Matteo 11:28, venite a me, voi tutti che siete stanchi, travagliati, oppressi, ed io vi darò riposo. Ecco il desiderio del Signore, è quello di donarci anche il riposo. Il riposo significa
anche simbolicamente, che lui ci dona la vera pace, e quando abbiamo pace in lui abbiamo la ricchezza, una ricchezza eterna. Gesù è sceso fra di noi con un obiettivo preciso. Sapete quale? È lui che è sceso fra noi, e la Bibbia in Luca 19:10 ci dice: Gesù, il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Se tu hai perso nella tua vita, Gesù è venuto proprio per te ed è a braccia aperte e ti aspetta. Questo è il vero movimento dello Spirito Santo. Però dobbiamo dire, ritornando indietro, che in quel tempo, prima della venuta di Gesù, come abbiamo detto, era un tempo buio, in quel tempo si era perso lo scopo principale di Dio. Perché i dottori della legge, i farisei, gli insegnanti della Torah, della legge, avevano perso l'amore di Dio, avevano perso la grazia di Dio, avevano perso la compassione di Dio, ed era soltanto religiosità. Tutto qui era soltanto religiosità. Avevano perso la compassione di Dio, ma Gesù è venuto, ma lui è venuto per cercare tutto ciò che era stato distrutto. È lui che cerca il paralitico, è lui che ti sta cercando. Devi solo accettare la sua offerta d'amore, di guarigione e di salvezza. Certo, la Bibbia ci dice anche che Gesù è lo stesso, Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vogliamo accettare questa offerta d'amore? Lui ci accoglie con amore, qualunque sia il nostro bisogno. Se il tuo bisogno questa sera è spirituale, morale, familiare, fisico, finanziario, il Signore ha la risposta ed è a braccia aperte. Il Signore è pieno di misericordia e vuole benedire la tua vita. Tutto quello che Lui ti chiede è che credi in Lui, perché tutto è possibile a chi crede nel Signore. Il Signore è pieno di misericordia e vuole benedire la tua vita. Questo è il messaggio meraviglioso della parola del Signore, che ci incoraggia a leggere, a studiare, ad amare e soprattutto a seguire la sua parola ed i suoi insegnamenti. Vorrei dire qualche cosa. Sapete, fratelli cari, le tradizioni portano al soffocamento. Quando un movimento, una chiesa, un gruppo diventano religiosi, tradizionali, porta al soffocamento del movimento dello Spirito Santo. E difatti proprio i religiosi in quel tempo cercavano di soffocare quella voce di vita, di speranza. Si arrabbiavano contro Gesù, perché i miracoli che Gesù faceva, di guarigione, di potenza, gli dava fastidio. Sapete, quando Dio opera, dà fastidio ai religiosi. E cercano sempre di ostacolare, e cercano sempre di ostacolarci. Loro vogliono, guardate che lo spirito religioso, non vogliono che le persone vengano benedette, guarite, ripieni dello Spirito Santo, ma le persone religiose, anzi l'opposto, vogliono che le persone siano malate, che le persone siano sofferenti. E quello che faceva arrabbiare i farisei di quel tempo era Gesù, che lui operava, e soprattutto operava in giorno di sabato.
Allora loro preferivano che una persona venisse, fosse sempre ammalata anziché guarire in giorni di sabato. Questo è un vero spirito religioso. Ma grazie a Dio oggi abbiamo un tempo di grazia. E io sto pregando che lo Spirito di Dio possa fluire per rilasciarci, e questo prego perché Dio possa rilasciare in questo tempo qualche cosa di meraviglioso, che Dio possa rilasciare qualche cosa di nuovo, un'unzione. Abbiamo sentito parlare tantissime volte dell'unzione. Ma che Dio in questi ultimi tempi vuole rilasciare quello che è scritto in Zaccaria al capitolo 4. Cosa sono questi due ulivi? E lui risponde: sono quei due canali che fluisce l'olio dorato, che l'unzione nuova che Dio vuole rilasciare sia un'unzione dorata, un'unzione regale, piena di misericordia su di noi e su questa generazione. La mia preghiera è che in questo tempo non possiamo essere figli, noi non possiamo essere figli di misericordia se non abbiamo l'amore, la grazia di Dio. Ma noi possiamo essere figli di misericordia se portiamo soccorso, perdono e guarigione. Sapete una cosa? Credo con tutto il mio cuore che parola di vita deve essere come la piscina di Betesda, casa di misericordia, dove le persone possono trovare, dove possono trovare le persone guarigione? Sugli imbroglioni? Purtroppo con dolore devo dire che molti dei imbroglioni hanno la fila nei loro studi, la gente vorrebbe pagare chissà qualche cosa per essere guariti. E questo è un dolore. E noi preghiamo che la gente possa sentire il vero desiderio di cercare dove c'è il movimento dello Spirito Santo per essere guariti. Che le persone in questa rete possono trovare guarigione nel corpo, nello spirito, nella famiglia, nelle finanze, anche nella morale. Perdonati per perdonare, che meraviglia. E in questa casa o rete di comunicazione si possa udire una voce profetica. Perché, fratelli cari, quando non c'è voce profetica, non c'è vita. C'è soltanto tradizione, non c'è movimento. Ma noi vogliamo che in questa casa, nel mezzo del popolo di Dio, si possa cominciare a udire una voce forte come quella del Battista. Che differenza! Quando il Battista diceva: ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, che questa voce profetica possa portare veramente guarigione alle persone, alle famiglie, in ogni città e anche su questa bella nazione, la nostra Italia. E questo potrebbe essere un bel movimento dello Spirito Santo che può prendere tutta la nazione e che questo possa essere un nuovo movimento dello Spirito di Dio, una casa di misericordia come la piscina di Betesda. Quando c'è voce profetica c'è luce, c'è movimento, c'è benedizione, c'è adorazione, c'è soprattutto spontaneità. Quando c'è movimento dello Spirito, c'è l'acqua della vita, c'è una fonte che fluisce dal costato del Signore e giunge fino a noi. Il fluire dello Spirito Santo che si muove, che porta guarigione, esortazione, edificazione, consolazione in questo tempo
che c'è un certo benessere, ma le persone non sono felici. Ci sono milioni di persone depresse, perché l'avversario quello vuole, porta depressione, ma noi vogliamo incoraggiarvi, perché c'è il movimento dello Spirito Santo. Fare parte di questo movimento per essere benedetti dal Signore. Fratello, sorella cara, che il Signore ti benedica e che la sua parola possa entrare nel tuo cuore e che tu possa avere un tempo nuovo, una nuova stagione. C'è un tempo per ogni cosa, ma questa è una stagione nuova. È la stagione della gloria del Signore. Come dice Isaia, e concludo col verso 60, che dice: levati, sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e su di te riposa la gloria del Signore. Sapete, in questo verso c'è una linea di confine. Poi dice: perché dall'altra parte c'è morte, c'è malattia, c'è angoscia, c'è guerra, c'è dolore, ma su di te, dall'altra parte, c'è la gloria del Signore. Che il Signore ci benedica, fratello e sorella cara. Abbiamo bisogno del movimento dello Spirito Santo. E non c'è più un angelo che agita le acque, ma c'è il Signore stesso che ci ha dato lo Spirito Santo, è Lui che muove e manifesta la sua gloria. Che Dio ci benedica.